smettere di fare queste cose. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene. Benvenuti all'interno di questo nuovo video e date il benvenuto anche a questo freschissimo e nuovissimo taglio di capelli. Benvenuti capelli! Probabilmente alcuni di voi avranno già riconosciuto lo sfondo retrostante. Ebbene sì, mi ritrovo all'interno della mia vecchissima camera, vecchissima cameretta dove ho iniziato a realizzare i miei primi video. Che emozioni, che ricordi! Vi chiedo preventivamente scusa se l'audio non sarà perfetto, se l'immagine non sarà di qualità, ma mi trovo qui a Pordenone per qualche giorno e non ho portato tutta la mia attrezzatura da Milano a Pordenone. Sorry. Ma torniamo a noi. Sta per iniziare ufficialmente la nuova ed incredibile stagione del collegio. Il collegio 4. Chissà che minchia accadrà quest'anno. Ma avrei mai potuto non portare delle reaction proprio sul collegio 4? No, no, no. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto con un commento se valete la mia reaction a tutta la stagione del collegio 4. Non so perché io non l'abbia ancora specificato, ma oggi reagiremo in particolar modo ai provini del collegio 4. Quante volte sto ripetendo collegio 4, basta! Prima di iniziare concretamente il video vi ricordo di seguirmi su tutti i social network, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto di palmi. Non voglio dilungarmi troppo, partiamo! Mi chiamo Samuele Fazzi. Benvenuto. Sì, vengo da Massa. E io vengo da Velocità. Mi chiamo Giulia Tranzillo. Sì, ma stai tranzilla. Sono Vincenzo Crispino, ho 16 anni, vengo da Scampia, Napoli. Come 16 anni? È più giovane mio padre. Sono Gabriele Corio, vengo da Settimo Milanese in provincia di Milano. Si vede già che questo è il classico secchione. Mi chiamo Claudia Dorelfi, ho 14 anni, vengo da Roma. Ah, oh, ma che... stai a dì? Questi ipotetici e plausibili alunni verranno sottoposti a delle domande di cultura generale. Chi ha dipinto l'ultima cena? Ovviamente qual è, però devo un attimo... Devi un attimo fare cosa? Leonardo da Vinci. Bravissima, questo è un miracolo. Gesù. Ho sentito bene? Gesù. Da quando Gesù faceva il pittore? Da quando? Michelangelo. Hai pensato troppo e hai detto una minchia. Fai lo spelling di precipitosamente. Oh, hai esatto spelling di casa. Hai a bucchine ma bucchine mammet. T R E C I M M F T R M S A M E N T E. Precisamente. Allora P R E C I P T O S A M N T E. Mamma mia, mi sono fatto, aiuto. Te bella maronno pesce lo vuoi in bocca e in gola. Con quali stati confina il Giappone? Non ho capito. Giura, via a pedali. Continuo a non capire quello che dicono. Il Giappone è un'isola, quindi con il mare. Brava, questo è un altro miracolo. A Cina. A Cina. A Cina. L'Austria. Cosa ho sentito? La Germania. Vabbè, io non ho parole. Ma l'Austria non sta dentro la Germania. Che confusione mentale incredibile. Che cos'è il buco dell'ozono? Un buco dentro l'azoto. Un buco dentro l'azoto? È un'apertura nel strato di ozono che lascia passare i raggi ultravioletti, che quindi col tempo provoca il riscaldamento globale. Sapevo che lui sapeva. Grande. È un foro incrostato nel cielo, nello spazio. Vai avanti, dimmi di più. Toccati l'omero. devo far vedere. Questo ragazzo è in totale confusione, non capisce un cazzo. Lei non ha risposto nemmeno ad una delle domande. Ui. Non puoi deludermi in questo modo, non puoi! Questa è la caviglia, però, quello che sta qua, credo. Sì, sì, più o meno hai ragione. Qua. Ma come fa a saperlo? Lo sai solo che mi spezzai. Ah, ecco perché mi sembrava strano. Risolvi il seguente problema. Sei in vacanza a Riccione con altri 9 amici. Andate al bar e decidete di comprare un ghiacciolo a testa. Ogni ghiacciolo costa 150 lire. Lire! Lì, cioè gli fanno un problema con le lire ancora. In che anni siamo rimasti? Quanto spenderete in totale? Chiaramente bisogna fare 150 per 9. Stai sbagliando qualcosa. Io te lo dico. 750, 900, 4050. No, 4500. 7000, 2 numeri a caso. Però sono in vacanza Riccione con altri 9 amici, quindi ci sono anche io, quindi siamo in 10. Bravissimo, sapevo di poter contare tu di te, lo sapevo. Ah, è per 10, ok. 6000. Ma come 6000? Come? Com'è possibile 6000? 1500 lire. Ce l'ha fatta, non ci posso credere. Passiamo ora ad altri 4 studenti e speriamo bene. Sono Andrea Lovecchio, vengo da Palermo, ho 14 anni. Io mi chiamo Martina Brondin, ho 16 anni. Qui, dato l'accento molto simile al mio, mancava solo la bestemmia che legasse il tutto. Sono Raffaele Russo, vengo da Milano, ho 15 anni. Che voce incredibile. Mi chiamo Carola, ho 15 anni, vengo da Torino. Benissimo, se fossi al governo alzeresti o abbasseresti le tasse? Ma che cazzo?
domanda è? Oh, domanda difficile. Come domanda difficile? Abbassare le tasse degli italiani perché già paghiamo un botto. Ma tu hai 2 anni, cosa paghi esattamente? Che cosa? L'abbonamento alle figurine delle Winx, forse? Cioè, se mi conviene per, diciamo, lo sviluppo dell'Italia alzare le tasse, le alzo, se no le abbasso. Si è parato il culo in una maniera divina. O pagano tutti, quindi si abbassano, se non paga, si paga la metà della gente, devi alzare al doppio, per forza. Bravo, mi è piaciuta come risposta. Non lo so cosa farei, perché sinceramente se le alzi dai fastidio al popolo. In particolar modo a me dai fastidio. Invece abbassandole daresti quello che vuole il popolo, però come fai a sistemare le cose dello Stato che sono difficili da sistemare? Tanto comunque non si sistemano, fidati. Quindi non andrei al governo. Risposta corretta. Perché è importante pagare le tasse? Hai l'accesso a una serie di, non privilegi, a una serie di... Questo ragazzo ha un modo di fare e la voce di un qualsiasi cinquantenne milanese. Perché se no non c'è la luce in casa, perché se no non c'è l'acqua, non possiamo lavarci, quindi... E io mi devo lavare, e io non voglio puzzare. Sono utili quelli che non le pagano, sono degli ignoranti. Vedremo se da grande sarai contenta di pagarle. Chi è? E.T. E.T.? Dai, non puoi non saperlo. Un mostro. La trama non me la ricordo così, arriva l'alieno, fa amicizia col bambino, ci sono gli altri alieni, poi lui va via in bicicletta sulla luna. Ma sei davvero incredibile, le tue parole sono molto persuasive. Cosa significa narcisismo? Io sono narcisista, nel senso che io penso di essere più bella e migliore degli altri in tutto, però non è vero, io ne sono convinta. Esatto, solo tu ne sei convinta. Io sono narciso, un cifro. Lui è il numero uno, io sono narciso, un cifro. Risolvi il seguente problema, di nuovo. Nella sua cantina Bobby conserva 12 bottiglie di petrolio non raffinato. Grande Bobby che conservi il petrolio in cantina. Ogni bottiglia ha una capacità di 1500 millilitri. Quanti litri di petrolio ha in totale Bobby? E chi lo sa quanti ne ha questo Bobby? Devo fare 15 per... 15 per 15 87 39. Risposta non ancora pervenuta. 16.500, 18.000. Grande, grande, come fa? Sei un genio. 13.000. Non ce la farà mai. Allora, millilitri, m, centilitri. 18 litri. Grande, bravo, nulla da aggiungere. 80, 80, 180 litri, Bobby. Numero 1, tu e Bobby. Passiamo ad altri 4 alunni. Ciao, sono Simone Visentin, vengo dal Veneto. Non si sentiva, tranquillo. Mi chiamo Chiara Macca, ho 15 anni, vengo da Roma. Buongiorno. Mi chiamo Giulio Maggio, ho 14 anni e vengo da Firenze. Ma che piccolo che è, minuscolo, è bellissimo. Mi chiamo Gianni Musella, ho 16 anni e vengo da Moncalieri, provincia di Torino. Torino? Ok. Chi scoprì l'America? L'America, la scoprì. Non puoi non sapere una cosa del genere. Io a un anno la sapevo. Ad un anno la sapevo. Napoleone? Napoleone. Garibaldi? Garibaldi. Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. E che andò nell'isola, pensavano che fossero gli africani, tipo, no? Questo ragazzo ha ricostruito la storia in maniera perfetta. Cristoforo Colombo. Cristoforo? Era cinese questo Cristoforo. Il passato remoto del verbo espellere. Io espellerò. Tu espellerai, sicuramente. No, io espellavo. Espellavo. Io espellissi. Espellissi. Noi espellellimo. Espellellimo. Bisogna avere anche creatività per inventare queste parole. In quale regione si trova Belluno? Belluno, la famosissima Belluno. Esatto, la famosissima Belluno. È in Italia. Come in Italia? Come? Veneto. Bravo, ma sei del Veneto, quindi dovevi saperlo subito. Sicuro in centro Italia. Sicuramente in centro Italia. Come respirano i pesci sott'acqua? Non respirano. Con le branchie. Bravo Cristoforo, bravo. Come funzionano le branchie? Il pesce in acqua, gli entra l'acqua, filtra l'acqua, gli esce l'acqua dalle branchie e il pesce respira. Più o meno ci siamo, più o meno. Si aprono, entra l'acqua e poi quando
espirano, esce fuori e... Lui mi fa troppa tenerezza, ve lo giuro. Praticamente credo prendano l'ossigeno dall'H2O e lo utilizzano come noi utilizziamo l'ossigeno normalmente. Brava, finalmente hai dato una risposta giusta, almeno una. Quanto fa 3 alla terza? Allora, 3 per 3 per 3 sarebbe, sì. Esatto, bravo, ti manca dire solamente il risultato. 24. Sì, 24, spariamo numeri a caso, spariamoli. 27. Bravo. 6. No. Quasi. 16. Quasi. Cos'è uno spermatozoo? Non puoi fare scena muta, però la tua mammina ti avrà insegnato come sei nato, ti avrà insegnato qualcosa. È tipo una cellula con un pilo che sarebbe appunto la coda che lo fa muovere e serve per la fecondazione. Brava, mi stai stupendo. Penetra nel buco dello, sì, nella cellula uovo. Ottimo, stanno facendo progressi questi ragazzi, sono davvero fiero. Un girino che va nel esofago, non so come si chiama, e poi fa nascere il bambino. Quella è un'altra cosa, ma non possiamo specificare che cosa. Come si dice? Un organo? Un orologio? Che ne so, è una cosa che va, che serve comunque. Sì, sì, sicuramente è una cosa che serve, non lo mettiamo in dubbio. Bene, penso che questo video si possa ufficialmente concludere. Vi ricordo di farmi sapere qui sotto nei commenti se volete altre reaction ad altre provini, alle nuove a tutto quello che riguarda il collegio 4. Mi sono appena spaccato un orecchio con sti cazzo di orecchini che pesano 2 kg l'uno. Spero di cuore che il video vi abbia intrattenuto. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network che vi lascio. Dove ve li lascio sti cazzo? Qui sotto in descrizione e anche nel primo commento, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblichiamo foto di monetine. Io vi ringrazio, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Bella!